Buonasera e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi siamo qua per presentarvi un microfonino da flauto traverso, molto molto buono. Ecco, come vedete l'ho indossato e vi faccio vedere in che modo l'ho indossato. Ecco, come potete vedere si mette nella parte di dietro. Io ho sul fianco un body pack che viene collegato chiaramente alla sua centralina. Ecco, l'impianto si chiama JTS, la centralina si chiama RU8011D e invece l'archetto si chiama CX500FHW. Comunque si tratta di un microfono che può essere adatto sia per il discorso del parlato, ma si presta tantissimo al flauto traverso proprio perché, essendo qua, non si attacca al flauto, non sente i rumori del flauto, ma sentirà perfettamente il suono. È un apparecchio molto ergonomico che non dà assolutamente fastidio, leggerissimo, color carne, si vede pochissimo e il risultato è davvero ottimo. Vi faccio un attimo sentire quello che potete fare. Sentiamo il suono senza riverbero. Adesso vogliamo andare a suonare in chiesa. Sentite? Ok, si può chiaramente spaziare, prego la regia di abbassare il riverbero, si può chiaramente spaziare, però il fatto di avere un sistema radio microfono che ti dà la possibilità di amplificare il flauto e amplificare nello stesso tempo anche la voce diventa una cosa veramente interessante. La qualità è molto alta, il prezzo è davvero molto molto competitivo. Ripeto, JTS RU8011D insieme al CX500FHW. Noi abbiamo creato un articolo unico dove vendiamo entrambi proprio per avere un sistema radiofrequenza per flauto traverso. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi invito a iscrivermi al nostro canale YouTube e a parlare di noi, a condividere i nostri video e naturalmente qua da Borsari Strumenti Musicali, se volete venire a provare questo archetto per sentire come ve lo sentite in testa e come rende col vostro strumento, l'abbiamo attaccato ad esempio a questa cassa. Ora è sbagliato stare così vicino alla cassa, bisognerebbe andare più lontano proprio per evitare il famoso effetto Larsen, però come vedete anche a questa distanza siamo riusciti a fare questo bellissimo video e questo esperimento. Grazie e a presto, ciao!